Fiorella, da dove chiami Fiorella? Buonasera, chiamo da Udine. Vai, dimmi Fiorella, dimmi. Buonasera soprattutto alle persone di destra, poi mettiamoci anche quelli di sinistra. Vabbè, vuoi fare una discriminazione? Una discriminazione? Una preferenza. Sì, no, a tutti, ma in particolare a quelli di destra. Vabbè, ma chi se ne frega? Allora, io volevo... Sì, chi se ne frega. Io volevo dire una cosa fondamentale a Parenzo. Sì, io non sono una persona tendente all'ira, però lui è capace di tirare fuori il peggio di me. Meno male. E il desiderio più recondito è quello di dargli gli schiaffi a due, fino a quando diventano dispari. Quindi lei, però scusami, quindi, io pensavo che il desiderio recondito fosse quello di sottomissione, sarebbe stato molto più sarebbe stato molto più sexy. Con gli uomini di sinistra non avrei nessun tipo di piacere, tra l'altro. Perché scusa, non ho capito. Non sei mai stata con uno di sinistra? Bravi a letto, non sono bravi a letto. Questo francamente questo è proprio è stato fuori, si evince da un sondaggio fatto fra colleghe. Sondaggio. Ma colleghe di che cosa? Allora, guardi, se lei sta facendo delle insinuazioni, io le rispondo pertinentemente. No, ma colleghe di pertinentemente di che cosa? Mestiere, per fare quell'antico mestiere bisogna essere belle, quindi persone che la circondano. Ma io non ho parlato di... non lo possono fare. Ma io non ho parlato di nessun mestiere, scusa, no, scusa, Fiorella, non ho capito. Tu che mestiere fai tu, scusami? Io sono un insegnante. Sei un insegnante. Non ho capito bene. Mi stai dicendo che quelli di sinistra, secondo questo tuo personalissimo sondaggio, insieme a tue colleghe, cioè insegnanti, scoperebbero meno bene di quelli di destra, giusto? Vabbè, ma noi esatto cosa? Ma di che parliamo? Esatto. Capisci che ormai qui passa tutto delle cose che sono delle cose folli. Guardi, allora io con questo individuo che sta parlando, questo energumeno che sta parlando, mi sembra che si chiami Parenzio, mi sembri. Lei è la negazione di qualsiasi sessualità. È la negazione assoluta. Della mia più profonda indifferenza, guardi. No, però scusa, la negazione di qualsiasi romanticismo, la negazione di qualunque cosa. Sì, ma guardi, io sono estremamente romantica, però con uno lei è la negazione lei, anche per un invito a cena, è una cosa. Come lei, ma guardi, si rifaccia gli occhi prima di parlare, ho la fortuna tutti i giorni. E soprattutto il cervello. No, ma scusami, Fiorella, io voglio capire. Insegna a scuola? Lei ha un solo neurone che va lei da insegna giù a scuola? Fortunato quando va giù per le donne di sinistra, fino a quando non vanno con quelli di destra. Ma quelle di sinistra? Ma lei insegna? Lei insegna? Ecco, mi dica dove, perché ha certificati di lodevole servizio. Lei deve solo tacere. Lei è un insegnante. Quindi lei è un insegnante. No, per capire il degrado della scuola italiana. Lei è un insegnante. Ciò che mi dice non mi abbiamo piace. Capito il disastro della scuola pubblica italiana. Abbiamo capito il motivo. Morto della mia più profonda indifferenza. Ma sì, ho capito, amica. Ma è un disco rotto. I libri sono di sinistra, ecco perché nascono poi gli americani. Insegna la signora. Come lei. Però scusi, signora. Fiorella. Insegna. Fiorella, io scusami. Porto materiale da casa, da dove che? Si parla anche di foibe, perché voi occultate tutto. Ma voi chi? Come state occultando la dittatura? Ma voi chi? Fiorella, al governo, ma quale dittatura? Aspetti. Ma dov'è la dittatura? Insegna, ma signora, questo è grave. Pensa che nessuno vi ha votato. Mariotti, ma io non sono mai neanche candidato. Capre, ma non c'è nessuna dittatura. Ma non insegna, dimmi la verità, dimmi che non insegna questa, perché sennò mi preoccupo. Io insegno, ma dove io insegno? Insegna? Mandiamo gli ispettori subito. Non ti preoccupi, no, dal dottore ci va lei, da uno bravo. No, gli ispettori, no, gli ispettori ho detto, gli ispettori del ministero. Ma ripeto, a lei ci vogliono gli schiaffi a due fino a lei, quando non diventano. Lei è un insegnante, dispari. Vero? Lei è un insegnante, sì, vero? Io un demente. Capito la ragione lei, della fuga dei cervelli. Non posso dirlo, la gente va all'estero. Come lei è impossibile. Lei insegna, vero? L'insegnante di sostegno ci può. Perché lei è ecco, e offende pure. Lei insegna. Ma dove lei insegna? Come i mattoni. Fiorella, d'accordo, abbiamo capito. Fiorella, dove insegni tu? Io insegno nella scuola primaria. Nella scuola pubblica. Nella scuola quindi primaria. Forma pubblica, pubblica, ragazzini, pubblica, bambini. Scuola pubblica. I miei alunni conoscono sia i concetti
della storia della sinistra che quelli della destra e scelgono liberamente. Fiorella, ma dove hai capito? Da dove viene? Aspetta, ferma. Ma dove viene? Da dove viene? Nei libri da dove, sì, vabbè, da dove viene la tua convinzione che quelli di destra sono più bravi a letto rispetto a quelli di sinistra? Allora, io personalmente ho sempre trombato con quelli di destra, ma le mie colleghe che questa, hanno avuto sì. Scusi, sì. Ma cosa vogliamo dire? Vogliamo portare un linguaggio comune che lei usa? Al limite io lo uso, al limite io. Ma non ho capito, no, quelli di sinistra quando trombano quelli di destra cosa hanno di più secondo lei? Sicuramente conoscono meglio la morfologia di una donna, perché quelli di sinistra, quelli di essendo destra, di trocloditi, sono sempre lì. Insegna la signora, vero? Interessante. Insegno, questo, certo, ciao Fiorella. Ma chi ciao, è quel ciao, pazzo ciao, che ciao, affida ciao, i bambini a questa qua? Tutti quelli ciao di destra soprattutto. Ma perché questa ancora questa storia? Sorella. Questo qui lo dice a tua sorella. Ciao, questa ciao, qui. Ciao. Ma chi è questa ciao, qua? Ciao, ma chi è sta questa qua? Qui è tua sorella, tua ma madre, chi è sta qua? La tua famiglia. Ma chi è sta qua? È un insegnante. Ma questa dove ha studiato? Harvard? Fermi. Ma chi ha preso il bachelor a Harvard? Fermi.